Cari amici di Radio No Frontiere, ben ritrovati dal vostro Raffaele Russomanno. Allora, siamo qui non con due persone qualsiasi, ma siamo qui con due elementi dei fogli, e in particolare con... Giovanni e Dario. Diciamo che sono... Rispettivamente siamo Patrizio batteria, e già Gabriele. siamo un ragazzo. Batteria e voce. Per dovizia Chitarra di acustica. particolare, per dovizia di particolare, è giusto così. Allora, questa intervista per i nostri amici ascoltatori è, diciamo, una sorta di alla scoperta di una sorta di lato nuovo dei Foia, per chi chiaramente non vi conoscesse, diciamo, in maniera, ecco, approfondita, o per chi non conosce voi due nello specifico, ecco, diciamo, tutti i giorni. Perché, ecco, diciamo, faccio una sorta di ritorno al futuro o al passato, perché voi suonate ormai praticamente da 10 anni, almeno come gruppo, ecco, in tal senso. Questi 10 anni che cosa vi hanno consegnato e cosa credete che siete riusciti a dare a chi vi ha seguito? Chi risponde prima? Io Domanda fantastica. vorrei metterla in una parola, veramente. Vai. Emozioni, penso, tra i due lati. Sia noi che ci emozioniamo ogni volta che suoniamo, ma anche quando siamo in sala tra di noi, e sia le persone che ci vengono a sentire, penso che si emozionino a loro volta, altrimenti non vorrebbero. Questo effettivamente è un dato di fatto, tu la pensi altrettanto, no? Sì, perché comunque noi abbiamo sempre interpretato la musica come uno scambio, dove il nostro mettere a repentaglio le nostre esistenze per produrre musica, per essere sinceri verso il nostro pubblico, è continuamente ricambiato sia dall'affetto che dalla divulgazione naturale delle canzoni attraverso le persone che ci ascoltano. Quindi sicuramente lo scambio e la condivisione è la prima cosa che ci rappresenta, che ci serve a sintetizzare quello che è accaduto in questo tempo. Sicuramente c'è stato tanto lavoro in 10 anni, tanta esperienza, e soprattutto quello che continua ad esserci, questa voglia di scoprire, di ricercarsi, di ricercare anche dentro la nostra esperienza qualcosa di nuovo da proporre. E dai, effettivamente. Lo posso bere Ma una certo, canna? è il bello della Perché diretta. questo è un orario aperitivo, quindi. No, ma poi però è anche il bello della diretta, quindi chi se ne importa, si va benissimo. No, magari dopo, perché no, con estrema calma. Allora, sono tre gli album. Aspetta, sembra un errore, ma non è così, perché due, voi lo conoscete chiaramente meglio, ma non voglio fare il professore, assolutamente. Due sono in studio e uno live, tra l'altro fatto nel 2012 al Teatro Trianon. Sì. Alla notizia del Trianon, voi lo sapete, no? Che ha riaperto da poco. Quanto siete stati contenti voi che ci avete suonato lì? Vabbè, sicuramente un teatro che si chiama Teatro del Popolo e che si trova in una zona veramente popolare della nostra città, che riprende a vivere sotto la direzione artistica ancora una volta di Nino D'Angelo, che è rappresentante della musica popolare della nostra città, non può far altro che piacere. Cioè, avere degli spazi di quella importanza storica e di quella caratura è sicuramente qualcosa che fa bene alla città. Poi noi l'abbiamo conosciuto direttamente, abbiamo suonato in quel posto, quindi conosciamo la magia di quella struttura, di quel teatro. Quindi tenerla chiusa per tutto questo tempo è già stata una perdita per la città. Quindi riconquistare gli spazi, la tradizione, la storia, e riuscire magari a proporre delle cose nuove all'interno della storia, che è un po' quello di cui ha bisogno questa città. Quindi che ben venga, e mi auguro che ma sono certo che la direzione sarà quella. Ce l'auguriamo tutti, ma ci tornerete poi a cantare, magari, non lo so. Nelle idee, ora che magari è un po' presto, però non lo so, insomma, ora che è riaperto. Ma guarda, noi i teatri ci piacciono molto, nonostante Sì. facciamo la musica alquanto con i decibel molto alti, la magia del luogo in cui vai a proporre la tua musica è sempre fondamentale. Solitamente le pareti si impregnano di storie, si impregnano di racconti, di spettacoli, di musica, e quindi ogni volta che entri in un teatro storico
riesce a trasformare quell'energia che proviene dalle pareti in qualcosa di magico assieme al tuo pubblico, quindi non si esclude mai nulla rispetto al teatro, è qualcosa che stranamente, nonostante noi veniamo dai locali, dai concerti live, rock and roll, ci sentiamo al nostro agio ovviamente nel teatro. Però siete anche dei, come posso dire, degli innovatori in tal senso, perché poi mi assumo io tutta la responsabilità, anche perché comunque di recente il Teatro San Carlo vi ha visti i protagonisti e non solo, là il cuore è arrivato a mille. Mi ha aspettato questa volta. Sì, suonare là è stato, vabbè, lo devo dire, emozionato, ultimamente mi sto ripetendo comunque, sei emozionato, però è così, no, ma è vero, dove comunque la musica rock non è che c'è proprio entrata. Vabbè, lui dovrebbe essere più contento ancora perché una batteria pestata in quella maniera, San Carlo non è mai entrato, quindi lui è entrato nella storia. Perché è l'unica batteria, diciamo, suonata al completo all'interno di San Carlo, è stata quella di Gianni. Ma al di là di queste di queste, come dire, statistiche, la cosa fondamentale è che una band direi emergente dopo 10 anni è anche stancante da parte nostra, una band napoletana che realmente viene dagli ascolti popolari supportati dal, senza avere alle spalle grandi case mainstream che spingono il prodotto, sono riusciti a entrare in uno dei massimi teatri europei a proporre la propria musica liberamente, nella maniera più sincera e rispettando sia il luogo che li accoglieva, sia la propria identità, senza mettersi smoking. No, magari una camicia nera, insomma. No, giusto, perché se no davamo gli occhi che stavano le proiezioni, era complicato. Effettivamente, è anche giusto così, altro il pubblico, insomma, viene testimoniato, insomma. Ma noi viviamo queste emozioni proprio attraverso la gioia delle persone che ci seguono. È un po' inutile, come dire, pensare a se stessi quando si produce musica, perché lo si fa per gli altri, lo si fa per condivisione, no? Si vive di gioia riflessa, nel senso che chi ti sta attorno ti fa sentire tutta l'emozione per qualcosa che stai facendo. È successo anche quando c'era stato il candidato per i Davide di Donatello, succede spesso per ogni cosa che le persone reputano importanti per la tua carriera. A noi quello che è importante è veramente avere vicino queste persone, produrre la nostra musica in maniera tale che qualcuno si possa riconoscere e annusarsi e fare una squadra con noi. Quindi tutto quello che viene è da dividere, a maggior parte tutte le persone che ci stanno vicino, perché a noi quello è l'interesse nostro, è semplicemente suonare, fare una musica pulita e stare bene. Certo, questo senza proprio alcun dubbio. Ultime due domande, una in particolare. Sì, così. Se voi possiamo continuare, il massimo rispetto innanzitutto. Dicevamo, 3 dischi, 2 live, cioè almeno 2 in studio e 1 live. Il terzo in studio. Devo correggere su questo. Hai ragione. In realtà abbiamo fatto anche un altro CD pieno di outtakes contenuto in un'altra operazione. Pure una raccolta, hai ragione. Benvenuto in mente questo. No, vabbè, ma io non dico che giusto che non si capisce niente. Oggigiorno con, diciamo, con l'utilizzo massivo della fruizione musicale attraverso il web, non si sa mai una canzone da dove proviene. Noi in qualche maniera ancora oggi facciamo dischi pensandoli alla vecchia maniera, cioè dove la scaletta, anche la tracklist di un CD deve avere una coerenza, deve avere un senso, deve seguire un fil rouge, una specie di filo logico. Quindi però abbiamo fatto tutte queste cose, quindi dischi, vinili. Poi che voi le mettete nelle playlist e quindi pezzi, sappiate che dietro c'è tutto un lavoro. È fatto giustamente, bene, accorgiamoci, però appunto dicevi tu 4, però ecco,
aumentiamo. Vinile è stato fatto anche in CBS, si trova sempre insieme alla Tex. E non è finita qui, ma ci diamo un vinile. In tutto, non è finita qui perché mi state per fare un altro, non svegliamo niente, anche perché ci vorrà il giusto tempo per... Siamo là, siamo per gravare. Diciamo che la gravidanza sta andando molto bene, tutto a posto. Speriamo che il bimbo nasca sano e faccia una lunghissima vita. Noi dal canto nostro ce la stiamo mettendo tutto, abbiamo messo tutto l'impegno, soprattutto lavorativo e la cura che secondo noi è qualcosa di fondamentale quando si va a proporre la propria musica, tutta la sincerità di questo mondo nelle canzoni, quindi proprio quello che succede, non è sempre brutto, ci sentiamo solo noi, no, può succedere. Sì, infatti. Nel frattempo appunto poi aspettiamo cosa ne uscirà da questo prossimo disco. Ultimissima, però qua non parliamo di musica, ma parliamo di una fede sportiva. Cosa ne pensate di questo Napoli che verrà? Beh, un po' come il nostro disco, io penso che... Io scaramanticamente non lo posso dire quello che penso, però secondo me anche quest'anno siamo forti. Ormai l'ho detto, Agio, scusate. Diciamo quella parola. Esatto, che a noi ci scemisce solo vedere una maglia azzurra su un prato verde, già quello ci fa sentire bene, bello, perché già i nostri colori sono fantastici. Però stiamo a vedere, non vogliamo, siamo più scaramantici, siamo sempre napoletani, cioè parlare del Napoli e fare una proiezione, possiamo dire che ci aspettavamo che arrivasse questo colpo buono, però bisogna anche fidarsi delle nuove scoperte, ma anche delle sensazioni. Delle sensazioni, vabbè, abbiamo fatto una partita, due partite, con calma, vediamo dove si va, poi il campionato è lungo. Stiamo parlando proprio come giocatori. Però salutiamoli. Ciao a tutta la squadra. Ma raccomando, non facite tardi, giocate buono. Facete il brano, non uscite la sera, mi raccomando, esatto. Sono delle partite importanti. Non bevete, non fumate, perché voi non potete fare, noi a masovare, no? Lui a mamma a fumare. Abbiamo detto. E con questo. Grazie ragazzi. Grazie a te, ciao a tutti. Ciao.